La mattina del 21 aprile scorso, davanti all'Istituto San Filippo Smaldone, è stato inaugurato il busto del fondatore dell'opera smaldoniana San Filippo Smaldone. Un desiderio questo fortemente voluto dalle suore salesiane dei Sacri Cuori e accolto dall'intera amministrazione comunale. Dopo quasi 70 anni dalla presenza delle suore salesiane in questo istituto, il busto del fondatore dell'opera smaldoniana, installato sulla rotatoria che si trova davanti all'istituto che da lui prende il nome, corona il sogno di dare pubblico riconoscimento ad un padre maestro che, fedele alla sua vocazione sacerdotale, ha sposato la causa dei più deboli, i sordi. La mission di San Filippo è stata quella di spendere l'intera sua vita a servizio dei bisognosi e della comunità dei sordi. Da 70 anni a Foggia, le suore salesiane, insieme ai loro collaboratori, docenti e l'intero personale educativo, porta avanti l'evangelizzazione dell'educazione attraverso la pedagogia di San Filippo in un intervento di totale inclusione. L'istituto, nato per l'educazione dei sordi, oggi è aperto a tutti i bambini, udenti e non. Un riconoscimento che assume un valore grande perché l'importanza dell'educazione, della pedagogia dell'amore, grazie alla presenza di questo busto, non è solo una riconoscenza, ma anche visibilità di ciò che rende, senza ombra di dubbio, migliore la nostra società e la città. Presente all'inaugurazione anche la madre generale delle suore salesiane dei Sacri Cuori, madre Ines De Giorgi. Le emozioni sono tante che la parola diventa inefficace ad esprimerle, per cui, così come dicevo in precedenza, proprio questo sto provando. Ma sto provando in questo momento la gratitudine al Signore che ha permesso anche al primo cittadino e al Consiglio Comunale di accettare una richiesta che per noi era una richiesta di omaggiare il nostro padre fondatore e di farlo conoscere. E in questo siamo riuscite proprio perché abbiamo trovato tanta disponibilità da parte degli organismi comunali, da parte dell'organismo comunale. La nostra missione è aiutare i più deboli. All'origine erano i sordi, sono ancora oggi sordi, specialmente lì dove lo Stato non ha assunto questa responsabilità. Ma la missione fondamentale è aiutare coloro che veramente non hanno voce nella società e realizzare una scuola, per realizzare una scuola e un domani una società inclusiva, fraterna ed evangelica. Io vorrei salutare tutte le consorelle perché l'opera vive attraverso le consorelle, lo spirito del fondatore è vivo attraverso di loro, per cui rendiamo gloria a Dio, carissime sorelle, perché tutto ciò che avviene non avviene a caso, è grazia.